io voglio con tutti voi ringraziare una persona autorevole, un giornalista stimato, un autore apprezzato e tanto letto in Italia, ma anche, se mi permette di dirlo, mio caro amico, che manchi Cristiano Allan, che è qui per stasera con noi, l'impegno in politica possa e debba essere anche legato e fortemente ancorato a temi culturali che debbono essere alla base di quella che è l'iniziativa e l'attività di tutti noi. Io credo che il Mani di Cristiano Allan sia la manifestazione tangibile di come l'educazione possa essere significativa e determinante nell'evoluzione culturale di una persona. Un simbolo del moderatismo arabo che ha fatto propri i valori e la cultura dell'Occidente, improntata alla moderazione, improntata alla capacità di ascolto, improntata ai valori che sono tipici dell'Occidente, tra cui la libertà e la democrazia. Grazie, grazie di essere da noi e soprattutto grazie per difendere la nostra identità di occidentali, non di cristiani, ma di occidentali. Si discuteva l'adesione del comune di Cerignola alla fondazione intitolata a Pinuccio e ovviamente, ahimè, anche a Salvatore Tadareno. Ci aspettavamo un voto scontato, unanime, ci aspettavamo, almeno io personalmente mi aspettavo qualche intervento di maniera, fra virgolette, per dare senso e motivazione alla più che scontata adesione del comune di Cerignola a una fondazione che si intitola Ai Due Fratelli Tadareno. L'oltraggio è stato che in nome di una ideologia preconcetta qualcuno ha voluto dissociarsi da questa delibera, caro Marco, e votare contro l'adesione del comune di Cerignola a una fondazione che si intitola Ai Fratelli Tadareno. Qualcosa di inammissibile, di ignobile. Allora, se vi posso usare questa piccola prepotenza, e se siete d'accordo, io vi chiederei di rimanere in piedi qualche secondo per dedicare il nostro ricordo a Pinuccio e a Salvatore Tadareno. E vi ringrazio. La mia cultura e sensibilità, credo che oggi, in questo momento, abbiamo fatto un atto di grande cultura. Non è un appello elettorale, è solo una testimonianza. La verità è il filo conduttore che mi ha unito a Oriana Fallaci, cui ho avuto il privilegio di essere stato amico, di aver intessuto con lei un rapporto particolarmente intenso nel 2003 e nel 2004. Poco prima della sua morte, Oriana ci lasciò il 15 settembre del 2006. Sono nato musulmano, da una famiglia musulmana, in un paese a maggioranza islamica, ma per una bizzarria del destino ho studiato e vissuto in scuole italiane cattoliche al Cairo, la mia città natale, e questo mi ha consentito sin da bambino di conoscere bene due religioni, due culture, due mondi, e man mano di pormi la domanda relativa alla verità: quale di queste due religioni, culture, mondi è la verità? E ho compreso che per pervenire alla verità dobbiamo essere spiriti liberi. Rileggendo i Vangeli ho ritrovato in un bellissimo passo tratto dal Vangelo secondo San Giovanni l'affermazione: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Oriana Fallaci è stata la persona che più di altre ha incarnato
la verità in libertà. La radice del male non è solo il terrorismo islamico di chi sgozza, decapita, massacra e si fa esplodere, e non è solo il radicalismo islamico di chi, predicando odio, violenza e morte, pratica quella lavaggio di cervello che trasforma le persone in robot della morte. Oriana ebbe l'onestà intellettuale e il coraggio umano di dire che la radice del male è l'Islam, è ciò che Allah prescrive nel Corano, ciò che ha detto e ha fatto Maometto. E ci siamo incontrati per scrivere insieme un libro, e fu una sua decisione, non poteva essere diversamente. E ci siamo incontrati ripetutamente sia in un casale che lei aveva alla periferia di Firenze, nella campagna di Greve e Chianti, sia in un appartamento a Milano. Questo libro noi effettivamente l'abbiamo scritto dopo un lavoro particolarmente intenso, ma purtroppo non è stato pubblicato, perché nel rileggere la bozza definitiva del libro, che avrebbe avuto come titolo Magdi Allah intervista Oriana Fallaci, Oriana decise di non pubblicarlo perché non si ritrovava al 100% nei contenuti del libro, e la ragione del dissenso risiedeva nel fatto che, pur convergendo lei ed io sui fondamentali, la condanna del terrorismo islamico, la condanna del radicalismo islamico, io da musulmano continuavo ad assolvere l'Islam come religione. Viviamo in una società che nega l'esistenza della verità. Non crediamo più che esista la verità. Riteniamo che ognuno possa essere depositario della propria verità. Io ti chiedo di spiegarmi meglio, perché leggendo Oriana si capisce che lei, a quelli che non la pensano come lei, metterebbe volentieri le mani addosso, ma fisicamente, ma essendo anche una persona di grande, ovviamente non volevo scoprire io, di grande cultura, di grande sensibilità, anche di grande educazione, vorrei che tu mi spiegassi, perché io francamente non ho capito, qual è il punto di confine, secondo Oriana, tra quello che si può fare a difesa della nostra cultura, del nostro Occidente, e quello che invece travalica questo limite. Oriana viveva tutto in una sua dimensione interiore, quindi erano battaglie interiori quelle che lei faceva e che testimoniava attraverso i suoi scritti. Oriana raramente si è confrontata con un pubblico. Poco prima della sua morte lei rilasciò un'intervista in cui disse che, se le forze glielo avessero consentito, sarebbe andata dai suoi amici anarchici a Carrara, avrebbe preso l'esplosivo e avrebbe fatto saltare per aria la costruenda moschea di Colle Valdese, provincia di Siena. È chiaro che lei sta manifestando una rabbia interiore, ma una cosa che lei non avrebbe mai fatto, uno non poteva farlo, ma era quindi nei suoi scritti, noi tocchiamo con mano un livello di rabbia che talvolta sfocia anche in manifestazioni apparentemente di violenza, ma poi, come avete detto, essendo una donna molto intelligente, molto seria, lei poi concentrò la sua azione in un ambito culturale. Lei amava definirsi una Cassandra inascoltata. Con la prima iniziativa che abbiamo congiuntamente in Parlamento, poco dopo la nostra elezione, fu contro quella sentenza della Corte di Giustizia Europea che dava ragione con l'incorrente per cui l'Italia dovesse togliere il crocifisso da tutte gli uffici, le scuole, le sedi pubbliche, insomma. E noi predisponiamo una dichiarazione scritta, facciamo partire una petizione, poi quella decisione fu fortunatamente rivista.
La domanda, ecco, così secca: è possibile pensare all'Italia senza la sua radice, la sua cultura cristiana? Cosa sarebbe l'Italia senza il cristianesimo? Cosa sarebbe l'Europa, non solo l'Italia? Goethe scrisse che il cristianesimo è la lingua comune dell'Europa. L'unica cosa che unisce l'Europa è il cristianesimo.